Ciao! Oggi vorrei parlarvi di una cosa che ho notato gironzolando per i canali a tema birraio di YouTube Italia. Ci tengo a precisare che non è mia intenzione mettermi a parlare male di qualcuno o qualcosa, per cui mi vedrò bene dal fare citazioni. Tutto quello che mi interessa è semplicemente creare una discussione sull'argomento. Come da tradizione di questo canale, aggiungerei, chiamiamolo il buonsenso birraio 2.0. Come vi dicevo, nelle scorse settimane, spinto dalla curiosità, ho dato uno sguardo ai vari contenuti presenti su YouTube. In molti di questi video venivano dette e fatte vedere cose palesemente sbagliate, e non perché lo dico io. Per capirlo basterebbe semplicemente leggersi una qualsiasi mini guida sulla birra fatta in casa, ad esempio. La cosa che più mi ha colpito è che, nonostante gli errori evidenti, molti di questi video avevano svariate migliaia di visualizzazioni. Questa cosa mi ha portato ad allargare la mia visione, uscendo dal tema home brewing per vedere se anche in altri ambiti succedeva la stessa cosa. E purtroppo sì, succede anche altrove. A tal proposito mi è capitato di leggere l'articolo di un medico che denunciava il fatto che i contenuti meno affidabili in tema di medicina su YouTube erano quelli con maggiori visualizzazioni. Per non parlare poi dei vari canali che vanno di moda oggi a tema di alimentazione. Questa cosa mi fa venire spontanea una domanda. Ma perché? YouTube, da questo punto di vista, secondo me, rappresenta un'arma a doppio taglio. Perché dà la possibilità a chiunque di potersi aprire il proprio riquadro sullo schermo. E per carità, è giustissimo così. Taluni la chiamano libertà. Il problema è che non tutti coloro che aprono un canale sono dotati di una cosuccia chiamata buonsenso e quindi iniziano semplicemente a pubblicare una marea di cazzate sulla rete, facendomi tanto innervosire, tra l'altro, per due ordini di motivi, uno personale e uno filosofico. Dal punto di vista personale mi incazzo come una bestia quando vedo questi video pseudo-divulgativi perché penso a tutto il tempo che ci metto io a scrivere un video e a tutto il tempo che impiego a controllarlo e ricontrollarlo prima della pubblicazione per evitare di pubblicare cazzate. Dal punto di vista filosofico invece penso a quanto sia sbagliato nei confronti di chi inizia pubblicare questo tipo di contenuti. Perché il problema non è tanto dire una cazzata su YouTube, il problema sorge nel momento in cui qualcuno prova a replicare la tua cazzata credendola una cosa intelligente da fare. Come ho detto all'inizio del video, a me non interessa condannare chi pubblica questo tipo di contenuti. Ognuno è libero di fare e pubblicare ciò che vuole. Ciò che mi interessa tanto, invece, è diffondere in chi mi segue un ideale puro di buonsenso. Amici birrificatori, abbiate sempre dei dubbi. Mettete in dubbio tutto ciò che sentite sia dentro che fuori voi stessi. Mettete in dubbio anche me, perché anch'io potrei spararla grossa un giorno, ammesso che non l'abbia già fatto, si intende. Cercate sempre di verificare e di confrontare ciò che vi viene propinato attraverso lo schermo e non accettate delle cose soltanto perché vi vengono presentate in un certo modo. Insomma, siate critici, ma con buon senso. Il mio video sfogo di oggi finisce qui. Ora fatevi sotto con i commenti e iniziamo a ragionarci insieme. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao, Homebrewers!